l'abbiamo ripetuto più volte, l'ha ripetuto anche il governatore Spacca, non c'è una strategia che si rivoluziona. Il messaggio Marche le scoprirai all'infinito rimarrà, il claim Marche di Sharm non è altro che una declinazione di queste infinite maniere di accogliere il turista nella nostra regione. Sapete tutti, e lo sottolineo, che stiamo per chiudere il contratto, per rinnovare il contratto, è più giusto dire, con Dustin Hoffman. Dunque, perché devo essere preoccupata? Probabilmente qualcuno ha voluto alimentare una polemica inesistente. Io non entro nel merito, io devo dire solo una cosa, che con l'assessore Moroder abbiamo incominciato a rispettare quello che è il testo unico sul turismo. Diciamo che il piano promozionale è stato fortemente anticipato. Negli anni passati a fine stagione si approvava il piano di promozione turistica. Queste iniziative che sono nel piano promozionale ci vede perfettamente d'accordo. Adesso Dustin Hoffman o Sharm Marche è relativo al discorso. Certamente Dustin Hoffman ha cambiato un po' il volto della promozione delle Marche. Va bene continuare ancora per un anno con questo marchio, è bene pensare anche ad altro. Quindi se il prossimo anno si vuole cambiare, benissimo. L'importante è che le altre iniziative, che non sono solo quelle del testimonial, ma sono le altre iniziative, workshop, la presenza su alcuni mercati, che dall'osservatorio traiamo certe notizie estremamente importanti, quelle vanno fatte.